Allora siamo qui con Mister Fabio Toffolo. Mister, quest'oggi sono arrivati 3 punti di sofferenza. Ti chiedo se a un certo punto hai pensato un po' alle streghe, dopo 2 traverse, dopo un paio di occasioni da breve distanza sbagliate, se per un attimo hai avuto il timore che potesse finire sullo 0-0. Beh, ci sono certe partite dove crei tanto, abbiamo creato 7-8 occasioni in area piccola, abbiamo preso 2 traverse, per fortuna un tiro da fuori della Stefanello, quindi il primo gol della Vanessa, pesantissimo, poteva sbloccare una partita del genere. Se no, sinceramente, poteva finire tranquillamente 0-0 per come era improntata la partita. È stata una partita sicuramente molto fisica contro un avversario che non ha regalato nulla, e quindi ti chiedo quanto sei contento di questa prova. Forse i primi 25 minuti del primo tempo un po' pigri, e poi la squadra è uscita e si è sistemata meglio? Sì, le ragazze prima hanno preso un attimino le misure e sapevamo che venire qua per fare il risultato pieno, perché quello che dobbiamo fare e dobbiamo cercare per le ultime 2 partite non era semplice. Quindi dopo una prima parte di 20-25 minuti che ci siamo un attimino assestate, e dopo le ragazze hanno preso in mano il pallino del gioco, quindi abbiamo creato occasioni, non abbiamo rischiato quasi niente tranne in due occasioni, quindi brava le ragazze a crederci fino al 90°. Adesso rimangono 2 partite, nel finale il Mozzecano è riuscito a vincere contro l'Imolese, mentre il Castelvecchio non è riuscito a vincere a Jesi contro la Jesina. Insomma, le distanze rimangono inalterate, il Castelvecchio si è ricompattato al Mozzecane, bisogna fare questi 6 punti e poi sperare chiaramente negli altri campi, ma intanto bisogna rimettere cuore e cervello già sulla partita contro il Vicenza. Sì, come diciamo ormai da 2-3 mesi a sta parte, noi dobbiamo guardare anche un attimino le altre, però prima di tutto dobbiamo fare il nostro. Con oggi sono 11 risultati utili consecutivi, quindi dopo 8 vittorie e 3 pareggi le ragazze devo chiedere un ulteriore sforzo per portare a casa questi 6 punti. E dopo chiaramente saremo con l'orecchio attaccato alla radiolina a vedere cosa fanno le altre. Come ultima cosa ti chiedo, ripensando a quando è cominciata questa serie positiva, come hai visto evolversi la squadra e come tu sei entrato anche più in sintonia con le tue ragazze? Beh, cominciano ad essere 5 mesi di vissuto, di allenamento con le ragazze, quindi incomincio a conoscerle e a farmi conoscere. Le ragazze mi hanno accettato benissimo dal primo istante, quindi mi sono subito trovato a mio agio. E spero che adesso, e quando guardano anche le partite per televisione, pensino a certe cose che prima non pensavano. Quindi se prima i movimenti non li guardavano così, adesso pensano a cosa devono fare e si correggono da sole. Quindi questo è qualcosa che mi rende orgoglioso. Allora, siamo qui con Mister Massimo Trentini. Allora, un Unterland Damen che nel primo tempo ha tenuto, secondo noi, per almeno mezz'ora il campo alla perfezione. Poi alla lunga è uscita il Vittorio Veneto, però non dimentichiamo che anche voi avete colpito una traversa e poi un 3 contro 1 nel secondo tempo che forse poteva essere sfruttato un po' meglio. Sì, noi abbiamo cercato di fare il massimo, le ragazze sono state molto 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 brave, hanno interpretato la gara secondo me in maniera perfetta. Sapevamo che di fronte avevamo una squadra con ambizioni superiori alle nostre, abbiamo cercato di arginarle nel miglior modo possibile. Credo che il primo tempo meritavamo di più noi, e il secondo tempo invece ha meritato di più il Vittorio Veneto, quindi non vorrei sbilanciarmi a dire che secondo me un pareggio non sarebbe stato il risultato giusto. Poi il calcio è questo, ci sono stati anche degli episodi un po' contestati in area, mi dicono che c'erano 3 rigori, ma il calcio è questo, insomma. Quindi. E nel primo tempo bene anche Demba in attacco, nel secondo tempo Pasqualini forse ha dato ancora un po' più di vivacità, infatti nel finale comunque le occasioni ci sono state, fino anche al corner di 7 casi che ha rischiato di cambiare la partita al 94°. Ma Demba è una ragazza che è scappata dal Gambia, l'abbiamo adottata tra virgolette noi, insomma, quindi è una cosa bella questa, anche soprattutto penso a livello sociale, insomma. È una ragazza in gamba, una ragazza che ha bisogno di allenarsi, di giocare, però secondo me ha delle belle potenzialità. Pasqualini rientrava da un infortunio, si è allenata poco, quindi non ho potuto, diciamo, contare su di lei su tutti i 90 minuti. Quando è entrata però ha fatto bene, ma io ripeto, sono contentissimo della prestazione di tutta la squadra. Non dimentichiamoci che il nostro portiere è una punta, pertanto insomma ci siamo arrabattati e abbiamo dato il 100%, e quindi io sono estremamente fiero e orgoglioso della partita di oggi dei ragazzi. Tra l'altro, ultime 2 giornate con altre 2 grandi protagoniste del campionato, perché Pro San Bonifacio e poi Castelvecchio, questo Unterland Damen in qualche modo sarà anche arbitro della salvezza finale. Ne abbiamo parlato in settimana, noi siamo un po' l'ago della bilancia, noi sappiamo che sulla carta erano 3 impegni improbabili,
Perché non provarci? Non ci costa niente provare, quindi senza rancore per nessuno, ma noi cercheremo di fare il meglio che possiamo da qua alla fine, insomma. Allora, siamo qui con Vanessa Stefanello, la match winner di quest'oggi, un gol pesantissimo perché ovviamente i tre punti non erano un'ipotesi ma una soluzione per continuare a lottare fino alla fine. Il tuo primo gol con la maglia del Vittorio Veneto, tra l'altro. Sì, è stato bello segnare oggi, soprattutto perché è un gol che pesa. E abbiamo vinto, abbiamo portato a casa i tre punti, questo è l'importante. E niente, sono contenta della prestazione che abbiamo fatto oggi e ovviamente del gol. E niente, adesso non dobbiamo volare fino alla fine, perché finché la matematica non ci condanna siamo ancora lì. Diciamo che hai avuto tanto da fare sulle fasce, perché c'erano tanti duelli, soprattutto sugli esterni, quindi hai svariato moltissimo, ma la tua prestazione alla fine è stata coronata da questo gol. Avete avuto un momento dove temevate magari qualche colpo della beffa, o eravate sempre concentrate con l'obiettivo che era comunque quello di uscire da qui con i tre punti? E oggi eravamo abbastanza concentrate, siamo rimaste abbastanza concentrate tutta la partita, e qualche calo ci sta, che non siamo dei robot, però siamo subito riprese alla grande e devo dire che tutte dalla prima all'ultima hanno dato veramente un grande contributo. Diciamo che non è arrivato un aiuto dagli altri campi, perché, o meglio, il Castelvecchio ha pareggiato a Iesi, la Fortitudo ha vinto all'ultimo, comunque sono sempre 4 punti da recuperare. Domenica prossima arriva il Vicenza, chiaramente vi state compattando, perché comunque sia la matematica può ancora essere un aggancio importante in questo finale di stagione. Sì, dagli altri campi non è arrivato un aiuto, ma non ci dobbiamo aspettare niente, dobbiamo pensare al nostro e portare a casa questi 9 punti, 6 che ci mancano, 9 con quelli di oggi. E niente, questo è lottare fino all'ultimo e non mollare, perché gli altri ovviamente non ci regalano niente. A chi dedichi il gol? A me stessa. Allora, siamo qui con Giulia Reginato. Giulia, è stata una partita difensivamente comunque non semplice, perché loro ci hanno provato, l'Undren ci ha provato, e poi al 94esimo hai levato dalla linea di porta un calcio d'angolo a rientrare davvero molto insidioso. Sì, loro sono una bella squadra, ci hanno messo in difficoltà l'andata e ci hanno messo in difficoltà anche in questa partita. E per fortuna ci sono state più di un'occasione da parte nostra per cercare di portare, insomma, sì, a nostro favore il risultato, e ce l'abbiamo fatta con un bel tiro di Stefanello, e quindi meno male. Tra l'altro, questo risultato conferma la lunga striscia di imbattibilità, un lavoro difensivo che ha fatto sì che il Vittorio diventasse la seconda migliore difesa del campionato, quindi la crescita negli ultimi 6 mesi nel girone di ritorno è stata esponenziale, senza ricordare magari il rammarico per qualche punto perso in casa, però la difesa ha trovato proprio la quadra nel girone di ritorno. Sì, negli ultimi mesi abbiamo proprio trovato una sintonia che ci mancava, perché il girone d'andata abbiamo preso tanti gol per errori tecnici e tattici che potevamo sicuramente evitare, e con l'aiuto sicuramente del mister che è subentrato, che ha delle grandissime doti, e siamo riusciti, insomma, ad arrivare a un punto in cui siamo tranquille dietro. I risultati oggi hanno dato parzialmente una mano, perché il Castelvecchio ha impattato a Iesi, comunque ora si è ricompattato il duo Castelvecchio-Mozzecane. Bisogna crederci fino alla fine, bisogna fare questi 6 punti mettendoci il giusto approccio fin dall'inizio. Beh, sicuramente noi non molleremo, anche per orgoglio personale. Siamo arrivate qui in un campionato comunque difficile, che si è visto le difficoltà sin dalle prime partite, con una classifica molto corta fino a 3/4 del campionato, e quindi lo dobbiamo fare per noi, per la società, per i tifosi che ci hanno sempre seguito, e poi se le cose vanno come devono andare, ben venga, altrimenti non potremo, insomma, dire di non aver lottato abbastanza. Puoi rimetterti gli occhiali. Lo so, vai a fare il tuo lavoro.